organizzando il colpo di Stato nazista di Kiev. Loro direttamente. Abbiamo le prove, tutto quello che sto dicendo è ampiamente dimostrato. Tutto quello che sto dicendo, avete visto il simbolo di Pandora TV, l'abbiamo già pubblicato, sono 2 anni che Pandora TV racconta, unico strumento di comunicazione, che cosa è accaduto in questi 2 anni. Noi l'abbiamo fatto con la televisione. Sul web, fortunatamente, però non abbiamo altro. Ma noi sappiamo esattamente quello che sto dicendo, lo abbiamo dimostrato. Allora, è partito l'attacco contro la Russia. Perché? Perché l'attacco contro la Russia? La risposta per me è molto semplice. Guardate il mondo, fate un istante mente locale. Che cosa è il mondo oggi? La Russia è l'unico paese al mondo che può fermare gli Stati Uniti d'America, perché è l'unico paese al mondo che dispone del potenziale strategico nucleare per annichilire l'America in caso di esplosione. Uno può dire, ma la Russia perché la Russia? Sono 130 milioni di persone, che ce ne frega della Russia? Che gliene frega a loro della Russia? Gliene frega, perché quelli che fanno i piani lassù, i piani alti del potere, sono in grado di guardare un po' più in là di quello che siamo in grado noi, in generale. Dopo c'è la Cina, e la Cina sono 1.400.000.000 di persone. La Cina oggi non è ancora in condizione di fronteggiare militarmente gli Stati Uniti e l'Occidente, ma la Cina lo sarà fra 3, 4, massimo 5 anni. I cinesi stanno producendo in questo momento 1 milione di ingegneri ogni anno. Tra un po' questi telefonini che voi avete in tasca, o perlomeno quelli dei vostri figli, non saranno più gli iPhone, saranno i Huawei. Sono più forti di noi. Ma l'America dice, e con questo concludo, che il XXI secolo ha da essere il secolo americano. Quando io sento questa frase mi vengono i brividi, mi confesso, mi vengono i brividi di paura. Perché quando un presidente degli Stati Uniti dice che l'America è una nazione insostituibile, che l'America è una nazione necessaria, che il futuro è legato al loro destino, anzi, che noi siamo obbligati ad avere il loro destino, sapendo che loro siano 300 milioni di persone e noi tutti insieme siamo 800 milioni di persone, mentre il resto del mondo è composto di 6 miliardi di persone. Questa è una dichiarazione di guerra al mondo. Voi capite cosa significa? Significa che si preparano a schiacciare il resto del mondo con la loro forza. Certo, magari se possono farlo senza sparare i missili va bene, ma per questa ragione devono far fuori prima la Russia. Poi dopo era la Cina. E quindi quello che io vedo è non guerra alla NATO, ma questa non è una scelta, diciamo così, opinabile. Io sto parlando per il mio figlio, per i vostri figli. Se noi non capiamo adesso dove siamo, e cioè che siamo in una svolta della storia che non ha precedenti nella storia dell'uomo, o noi capiamo adesso dove ci troviamo e riusciamo a far capire questo agli altri, beh, allora noi avremo quel destino, il destino è lì vicino. Coloro che guidano l'impero hanno perduto il senso della ragione, sono matti, io li chiamo dei dementi, sono dei dementi pericolosi. Se vince la signora Hillary Clinton, che fra poco se ne andrà anche Obama, il pacifista, noi avremo come presidente degli Stati Uniti una fanatica pericolosa. Io raccontavo ieri, che finisco davvero con questo, io ho degli amici americani, sono stato anche in America a lavorare, li conosco bene, due persone a modo, ho lavorato nel Dipartimento di Stato, alti gradi, persone influenti. E sono venuti recentemente a Roma, abbiamo pranzato insieme e loro vanno bene, tutti e due, marito e moglie. Noi siamo sempre stati elettori democratici, ma se vince Hillary Clinton ce ne andiamo dagli Stati Uniti. Stiamo cercando casa in Canada. Io ho riso, ho detto, guardate che non mi salverete. E loro si sono messi a ridere, dice sì, ma almeno non saremo nella stessa casa della signora Clinton. Tutti e due elettori del Partito Democratico. Il segnale viene lì, io l'ho preso come un segnale, noi siamo di fronte a un impazzimento collettivo dell'Occidente che non vuole accettare la verità delle cose, e cioè che il XXI secolo non sarà un secolo americano, sarà un secolo diverso. L'alternativa, se restiamo vivi, sarà un secolo cinese,
sono un secolo plurale, dove diversi popoli, paesi, religioni, culture, storie si potranno confrontare insieme per decidere se possiamo vivere pacificamente ancora per un po' di anni. Ma di là abbiamo di fronte un gruppo di dirigenze, di matti, di dementi, e un popolo che non ha capito niente, che non sa nulla, che conosce soltanto se stesso, che non conosce neanche ciò che è fuori dei suoi confini. Solo il 7% degli americani, guardate bene, solo il 7% degli americani ha il passaporto estero, il che vuol dire che il 93% degli americani non è mai uscito dai confini del suo paese e non ha mai visto un film che parla di un altro mondo rispetto all'America e non ha mai letto un film, un libro e non ha mai letto un giornale che parli del resto del mondo. Noi siamo prigionieri di un popolo e di un gruppo dirigente americano che stanno preparando la guerra mondiale. O lo capiamo o saremo trascinati per i capelli con la guerra. Dobbiamo spiegarlo al resto degli italiani. Grazie.